Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti. In qualità di presidente dell'Associazione Articolo 3 ho il piacere di darvi il buongiorno e il benvenuto questa mattina. Vogliamo essere puntuali nell'iniziare i lavori così come voi siete stati puntuali nell'arrivare. E mi auguro davvero che sarà una mattinata piena di frutti, piena di contenuti, anche grazie alla vostra collaborazione. Vorrei innanzitutto ringraziare i vostri istituti, le vostre scuole e in maniera particolare i professori, gli insegnanti e le insegnanti che hanno consentito la vostra partecipazione questa mattina. E li voglio citare tutti perché sono persone che ogni giorno impiegano il loro tempo, le loro energie, la loro passione, spesso anche con pochi mezzi messi a disposizione, per far sì che voi possiate davvero rappresentare, formandovi per bene, il futuro del nostro paese. Allora vorrei ringraziare e salutare per l'Istituto Michetti il professor Natale, la professoressa Amati e la professoressa Mignogna, per l'Istituto Galilei la professoressa Di Loreto, il professor Gentile e la professoressa Fiorilli, per l'Istituto di Marzo il professor Ricci e la professoressa Di Francesco e per l'Istituto Alberghiero De Cecco la professoressa Mancini e la professoressa Della Guardia. Chiedo di fare un applauso proprio per tutti loro. Ora vi dico brevemente che come vedete c'è una telecamera in funzione e vogliamo riprendere tutti i momenti di questo incontro che poi diventerà un patrimonio comune perché verrà messo sul web, per cui ciascuno di voi potrà eventualmente ricorrervi per approfondire dei temi, per ricordare quello che avete ascoltato o che voi stessi avete detto in questa mattinata. Voglio ora leggervi qualcosa in cui sono convinta che voi vi riconoscerete. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ora vi leggerò qualcosa in cui si riconoscono tutti i cittadini del mondo. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Bene, l'articolo 3 della nostra Costituzione, che come certamente saprete è entrata in vigore il 1 gennaio del 48, aveva ed ha tuttora un'attualità schiacciante e io oserei dire anche che rappresenta il principio più fondante della nostra Costituzione ed anche quello meno attuato. Talmente universali sono i valori dell'articolo 3 da essere ispirazione per gli articoli 1 e 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è stata adottata quasi un anno dopo, nel dicembre del 48. Sono due carte di importanza enorme che contengono articoli capaci di costruire un'esistenza dignitosa e paritaria a tutti i cittadini italiani e a tutti i cittadini del mondo. Si tratta di diritti che io definirei nostri, che ci appartengono, che non solo appartengono alla nostra storia, e che li ha costruiti attraverso i moti risorgimentali, le imprese garibaldine di cui abbiamo tanto parlato in questi giorni, il fascismo, la guerra e tutte le conquiste ed è arrivata fin dalla fine dell'Ottocento alla metà del nuovo secolo.
ma appartengono a noi italiani, portatori del coraggio e della determinazione di tutti i nostri bisnonni, i nonni, i padri, quanti racconti ancora siamo in grado di ascoltare direttamente dalla voce di chi ha vissuto quei momenti, fratelli che hanno scritto quella storia. Abbiamo sentito la necessità come associazione di rimarcarlo, la nostra associazione si chiama appunto articolo 3 della Costituzione, per cui abbiamo sentito la necessità di rimarcarlo non soltanto perché l'Unità d'Italia compie 150 anni ed è questo un anniversario importante, lo abbiamo festeggiato in tutti i modi nei giorni scorsi, che ha un suo valore e che non deve dare fastidio a nessuno, a prescindere da quale sia la propria fede politica o ideologia di riferimento, perché attraverso questa unità possiamo esprimere le nostre opinioni, sposare un'ideologia anziché un'altra, toccare con mano la libertà di crescere e purtroppo anche di distruggere quello che abbiamo costruito. Questo potere è grande e questo potere che ci appartiene ci arriva dalla Costituzione, dall'articolo 3 che ci vuole liberi e uguali, in quanto parte di un paese che doveva allora nascere per assicurare libertà e uguaglianza a tutti gli italiani e che deve ora continuare a recuperare la sua dignità e la sua forza per proseguire il suo cammino verso un futuro capace di assicurare libertà e uguaglianza ai suoi cittadini, a chiunque lo scelga e agli eredi di chi lo ha costruito in questo modo. Ci sono tante cose che in Italia non vanno e tutti siamo in grado di rendercene conto. A volte si ha un senso di disorientamento guardando la politica, guardando i costumi, le abitudini e la vita che cambia. Se solo si guardasse con occhi liberi alle nostre origini, molto di quel disorientamento sparirebbe. Nei principi della nostra Costituzione ci sono tante risposte, ci sono valori che non tramontano e che non si cambiano, perché crescono con la comunità e le sue sempre nuove e complesse esigenze. Dagli articoli, a partire dall'articolo 3, si sente l'esigenza di crescita che aveva l'Italia e che avrebbe avuto crescendo, e scoprirla non deve essere un esercizio noioso, soprattutto per voi ragazzi, ma anche per noi adulti. È per questo che abbiamo voluto oggi che voi foste presenti qui con noi. Nella Costituzione c'è tutto quello che a voi serve e che voi reclamate per essere il futuro migliore che possiamo sperare di avere. Quindi voglio chiudere con il pensiero di uno dei padri della Costituzione che aveva scelto, dopo aver contribuito a farla nascere, di raccontarne l'importanza e il valore ai giovani soprattutto, in tante occasioni, in qualità di insegnante e anche di conoscitore profondo dei principi che la animano. Piero Calamandrei, in uno dei discorsi ai giovani, diceva che la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta. Se lo lascio cadere, non si muove. Perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro un combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, metterci dentro la propria responsabilità. Quindi sarebbe bello poterla rileggere con questa consapevolezza, perché la Costituzione non ha colore e non produce distanze fra cittadini che condividono la stessa storia. E quali cittadini che condividono questa stessa storia vogliamo oggi proprio ampliare la nostra riflessione con dei relatori veramente d'eccezione. Ed è proprio per questo che io passo a presentarveli, ringraziandoli veramente di cuore perché dedicano del tempo proprio ad aiutarci ad approfondire questa riflessione. Vi presento, partendo dalla mia destra, il procuratore Enrico Di Nicola, che non vive a Pescara in Abruzzo, ma è un profondo amante dell'Abruzzo, avendoci vissuto e lavorato per tanti anni. Ed è abruzzese. Il procuratore Di Nicola è stato procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Pescara dal 92 al 2002. Poi presso il Tribunale di Bologna dal 2002 in poi, dove ha assunto la guida della Direzione Distrettuale Antimafia.
svolgendo un'attività portata avanti sempre col massimo dell'impegno, tanto che questo impegno continua anche oggi che è in pensione e che dedica gran parte del proprio tempo, proprio in termini di volontariato, a raccontare e ad aiutare a riflettere proprio sui valori della Costituzione. Presento poi il professor Renzo Fimiani, storico. Con Enzo, a cui mi lega un profondo rapporto di impegno e di stima reciproca per una serie di attività che si svolgono all'interno di questa provincia. Il dottor Fimiani è stato a lungo docente di storia contemporanea e storia dei partiti politici all'Università d'Annunzio di Chieti Pescara e attualmente è direttore della Biblioteca Provinciale di Pescara, che come voi sapete ha sede presso questa provincia. Istituzione importantissima per la nostra provincia e di cui sicuramente qualcuno, molti di voi, usufruirà. E grazie a lui che vengono portate avanti, pur nella ristrettezza dei mezzi a disposizione, una serie di iniziative proprio di approfondimento sui temi più culturali e più ampi. E infine, ma non per ultima di importanza, Chiara Di Marco è una studentessa universitaria. Un po' emozionata questa mattina, lo diciamo così l'emozione passa. Chiara Di Marco, a cui abbiamo chiesto di intervenire come rappresentante dei giovani, perché potesse raccogliere e quindi raccontarci un po' quali sono i punti di vista e le riflessioni che i giovani fanno e soprattutto le aspettative che i giovani hanno nei confronti della nostra Costituzione. Allora io vi dico anche che durante il nostro incontro si svolgeranno dei momenti che non vengono sempre detti ma che voi potrete vedere ed osservare, altri momenti che potrete ascoltare. Quindi io vorrei partire dando la parola al dottor Enzo Fimiani, a cui abbiamo chiesto di fare un intervento di carattere storico per capire le origini della nostra Costituzione italiana. Nel frattempo, mentre il dottor Fimiani inizia a parlare, verrà distribuito a ciascuno di voi un segnalibro che è proprio riporta l'articolo 3 della Costituzione, che potrebbe entrare nei vostri libri e quindi diventare oggetto di riflessione più volte. Grazie. Allora, tutti e due. Perché quello registra. Sì, si sente? Sì, vado. Allora, intervento, intanto sono molto felice di essere qui perché, come dire, sugli adulti di questo paese ormai ho perso quasi la speranza, sugli adulti, no? La gran parte dei quali ormai sono perduti per il vivere civile, diciamo così. E invece sui giovani, come dire, la speranza ce l'ho, anche perché altrimenti no, farei tutt'altro. La speranza ce l'ho perché li vedo che questo paese ancora, credo, deve ancora avere fiducia nelle generazioni che seguiranno e che un giorno diventeranno i cittadini del domani e magari anche la classe dirigente di questo paese. Lo vedo perché quando mi capita di parlare con loro, e sono le occasioni che sento di più, che faccio con più piacere, insomma negli occhi, non di tutti naturalmente, ma insomma negli occhi dei giovani leggo anche la curiosità, diciamo, di capire perché l'Italia oggi è quella che è, con tutte le sue luci e le sue ombre, di capire qual è stata la nostra storia, anche quella più recente che ci riguarda, e di capire anche come è possibile programmare forse un domani migliore di quello che stiamo vivendo. E quindi sono contento di essere qui davvero per questo motivo. Più tardi dovrò andar via a un certo punto, dovete perdonarmi, non è mancanza di rispetto per voi, ma che il dovere di ogni buon cittadino è prima di tutto di far bene il proprio lavoro, quindi io devo andare a lavorare, non a magari divertirmi, per cui vi lascerò ad un certo punto, non so fino a che ora durerà il tutto, ma sicuramente dovrò andar via prima che finisca l'incontro di oggi.
E Antonella Allegrino, che ringrazio davvero e le faccio i complimenti per tutto l'impegno che mette in questa associazione, intitolata all'articolo fondamentale della nostra Costituzione, mi ha chiesto di fare un intervento storico. Poi magari dimmi quando già sono troppo lungo e smetto, perché altrimenti finirei per parlare ore di questi temi che mi toccano particolarmente, ovviamente vi risparmio questa tortura. Però un intervento storico è inevitabile, soprattutto con i giovani, che debba partire dall'oggi, dall'attualità, è inevitabile. Io credo che anche come metodo dell'insegnamento della storia dovremmo cominciare a invertire la nostra prospettiva, no? Partire dall'oggi e magari tornare indietro. Invece la classica, ovviamente, didattica della storia, ovviamente, segue il fluire del tempo dal passato fino all'oggi. Nel senso che le generazioni sotto l'urgenza del presente pongono delle domande al passato. C'è sempre l'urgenza del presente che muove i cervelli, che li stimola, no? Perché ci si rende conto della vita sociale, nella nostra comunità di italiani, ma ormai nella nostra comunità di cittadini del mondo, visto che viviamo in un mondo, come ben sappiamo, decisamente più interdipendente rispetto al passato, e ci si pongono delle domande: perché noi oggi siamo quelli che siamo? Qualche volta le domande ci se le pone, ci si pongono domande soprattutto sotto urgenza di eventi magari non del tutto positivi, questo è tipico, no? Si guarda di più al passato per capire gli errori dell'oggi, è una cosa anche abbastanza naturale, no? Legittima, che viene spontanea. E quindi è inevitabile partire dall'oggi. Oggi viviamo, questo l'abbiamo capito tutti, anche voi ragazzi che magari vi interessate di politica in senso alto, ripensiamo alla dimensione della politica, che non è quella di bassa lega. Questo è un doppio valore semantico, di bassa lega dell'oggi, no? Le beghe politiche dell'oggi. No, pensiamo alla politica come qualcosa di alto e magari anche qualcosa di nobile, quando ha come fine fondamentale l'interesse pubblico, no? Quindi magari voi ragazzi non vi interessate troppo di politica, la considerate a volte una cosa un pochettino non tanto neanche tanto pulita, diciamo così, no? Magari non leggete giornali, non vedete, non ascoltate telegiornali in televisione, vi interessate relativamente poco magari dell'Italia e del mondo, magari pensate anche giustamente alle vostre cose, alla vostra cerchia, no? Dei vostri interessi, amici, eccetera, questo è anche normale. Però sapete, lo percepite, anche distinto, lo ascoltate, magari a casa se ne parla, mi auguro che abbiate genitori che in qualche modo vi stimolino, magari a tavola, così a fare anche discorsi che riguardano la nostra vita concreta, reale, di tutti i giorni, la vita sociale, politica, economica del nostro paese, e quindi vi siete resi conto, anche solo per averlo orecchiato, insomma, che l'Italia vive un momento, come lo vogliamo definire, non proprio brillante. Se usiamo un eufemismo elegante, non stiamo vivendo proprio i migliori anni della nostra vita di cittadini italiani, non parlo di singoli, proprio come comunità, come paese, no? L'Italia sembra una navicella che va per mare, se vogliamo usare questa metafora, però ci va in una notte senza stelle, senza luna, senza bussola e, oserei dire, temo, quasi senza timone. Quindi una nave così va. Una navicella va per mare, va lo stesso, perché ci sono le correnti, va sull'abbrivio, no? Però non si capisce bene dove vogliamo andare, con quali mezzi, con quali principi, con quali valori, che sono le cose fondanti che guidano una comunità nazionale raccolta in uno Stato, giusto? E appunto, come spesso accade in questi casi, se abbiamo fortuna, non ci sfracelliamo sugli scogli. Se però abbiamo un po' di sfortuna, sugli scogli rischiamo. No, scusate, è lavoro. Vai, Filo. È lavoro, quindi un attimo. Vorrebbe? Andare a vedere? Portacelo. Tranquillamente, fai come se fossi io. Scusate, ma è qui, bisogna pur appunto lavorare. E se invece abbiamo un po' di sfortuna, rischiamo su questi scogli di sfracellarci. Cosa vuol dire sfracellarsi sugli scogli, per capirci? Vuol dire che noi oggi viviamo, parlo per voi giovani, voi, diciamo, più che noi, no? Vivete in un sistema, diciamo così, democratico. L'Italia è una democrazia, nonostante
tutti i limiti e i difetti che possiamo avere, ma è una democrazia. Questa è la prima cosa di cui è un punto fermo al quale non dobbiamo mai rinunciare. L'Italia è una, l'Italia democratica e repubblicana nella quale viviamo è una democrazia. Nessuna democrazia è perfetta, non è stato però ancora inventato un sistema per far stare insieme gli uomini migliore della democrazia, con tutti i limiti. Anzi, la democrazia ha dei difetti per natura, come in tutte le cose umane, no? Stare insieme tra gli uomini è difficile, è complicato, ci sono tanti, no? Diritti e interessi che qualche volta invece di convergere vanno in contrasto tra loro. Non è semplice vivere in società, no? Patto sociale che guida gli uomini è qualcosa di complicato. Però viviamo nel primo vero esperimento democratico della nostra Italia unita. Sapete che questi giorni abbiamo festeggiato più o meno coscientemente i primi 150 anni della nostra storia unitaria, speriamo non gli ultimi, i primi, in cui che possiamo dividere fondamentalmente in tre grandi parti, no? L'Italia liberale nata dal Risorgimento, più o meno, dal 1861 alla Grande Guerra, poi la fase che va dalla Grande Guerra al fascismo, dove in Italia c'è stato un regime non democratico, illiberale, autoritario, dittatoriale e tendenzialmente totalitario, e poi con la fine della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo, e la nascita in Italia della democrazia e infine della Repubblica. Quindi siamo divisi in tre grandi momenti storici. Di questi tre momenti storici l'unico davvero, come dire, democratico è quello che stiamo vivendo, con tutti i difetti, perché tale una democrazia non si può definire Italia liberale per una serie di ragioni che adesso qua sarebbe lungo esaminare, e ovviamente non si può definire una democrazia il fascismo, come è ovvio, giusto? Quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai. E quindi dovremmo volere un po' più bene tutti, a cominciare da voi ragazzi, ma questa è anche responsabilità di noi adulti, dovremmo volere anche un po' più bene a questa Italia, no? Un po' rabberciata, in difficoltà, questa democrazia repubblicana nella quale viviamo. Detto questo, che dicevo sfracellarsi eventualmente sugli scogli, questa metafora che usavo? Vuol dire che noi viviamo, soprattutto voi ragazzi, in un sistema che ci dà delle garanzie democratiche, ci dà delle libertà. Voi avete una serie di libertà, no? Vivete in qualche modo liberamente in società, avete la libertà di spostarvi, di muovervi, di parlare, di associarvi in associazioni, di intrapresa economica, di pensiero, eccetera, eccetera. Abbiamo una serie di libertà che ci sono individuali, che ci sono garantite dalla Costituzione. E sono, come dire, sacrosante oggi, al di là di tutto, no? L'articolo 3 ne è, come diceva Antonella Allegrino, l'architrave, diciamo così. Poi magari ci ritorneremo. Il punto è che questi diritti ci sembrano ormai talmente introiettati dentro di noi e dentro la nostra vita, ci sembrano talmente scontati che crediamo che mai nessuno un giorno ce li potrà togliere. Crediamo che questi diritti non potranno mai arretrare nemmeno di un passo. L'asticella di questi diritti è là, fissa, immutabile. E noi sappiamo invece, se c'è una regola in storia, la storia non ci dà regole, perché altrimenti sarebbe più facile, forse, alla stupidità umana, diciamo, non ripetere gli errori del passato. Regole in linea di massima non ce ne sono, due o tre ce ne sono. Una di queste è che non esiste nulla di imperituro, definitivo, immutabile, eterno nelle cose umane, no? E quindi il rischio è che un giorno ci potremo svegliare, come disse uno storico francese tanti anni fa quando i tedeschi entravano a Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale, si chiese: ma com'è che non ci siamo accorti? Come siamo arrivati a tutto questo? Perché siamo stati ciechi? Perché non abbiamo guardato a cosa succedeva da noi e nel mondo? Perché per far qualcosa per evitare che questa tragedia si verificasse? Ecco, non vorrei che un giorno, come quello storico che era Marc Bloch, uno dei più grandi storici del Novecento europeo, morto da partigiano per combattere contro i tedeschi in Francia, tanto per dire, e non vorrei che dovessimo un giorno essere costretti anche noi a svegliarci una mattina e dire: mannaggia, questi diritti che avevamo e che non abbiamo saputo conservarci, non li abbiamo voluto abbastanza bene, non abbiamo capito che i diritti non sono qualcosa di acquisito una volta per sempre, ma possono mutarsi, no? Mutarsi in peggio, ecco. E ci scopriamo non più cittadini sovrani, ognuno di voi è un cittadino sovrano detentore di diritti. La democrazia è questa, no? Ognuno di noi singolarmente è un sovrano detentore di diritti all'interno di diritti collettivi. A differenza invece delle masse,
delle dittature, dei regimi autoritari, no? Che invece ragionano, utilizzano i cittadini divenuti di fatto sudditi come masse, no? Ognuno di voi non è importante come singolo detentore dei diritti, ma è importante nella massa che acclama, che si omologa, no? Che diventa tutta uguale, che magari acclama il dittatore nelle piazze, metaforicamente, no? La cittadinanza è qualcosa di totalmente opposto, no? È il rapporto armonico tra l'individuo che fa parte della società e che è capace di alzare il ditino, cosa che manca oggi in Italia, e di dire io non sono d'accordo. Ricordate che fino a quando in democrazia ci sarà un ditino alzato di uno che dirà io non sono d'accordo, dissento, questa sarà una democrazia sana. Ogni volta che invece ci sarà per una democrazia la difficoltà di elaborare il dissenso al proprio interno, invece ci vorranno tutti omologati, tutti acclamanti. Oggi in Italia, per esempio, se ci pensate, c'è questa, è entrata nelle nostre orecchie questa idea, no? Che per governare, per esempio, questo paese ci voglia l'80% di consenso. Ecco, questo è una cosa che mi sbalordisce. I nostri politici dovrebbero tornare sui banchi di scuola a imparare un po' di educazione civica. La democrazia non è questo. La democrazia è governare anche col 50% più un voto, certo è più complicato, ovviamente, ma la democrazia non è la costruzione di un consenso enorme, perché di costruire un consenso, un grande consenso con metodi ovviamente non democratici, sono state capaci anche le dittature. Cioè ciò che caratterizza le democrazie non è il grande consenso, siamo tutti uguali, l'unanimismo, tutti la pensiamo allo stesso modo, no? Di questo sono capaci anche le dittature, Non è una caratteristica della democrazia, tutt'altro. La caratteristica della democrazia è esattamente il contrario, di creare dissenso, di stimolare al proprio interno il dissenso di cittadini attivi, partecipi e che pensano col proprio cervello. Voi non dovete pensare col cervello della televisione e che meno col cervello di alcuni dei nostri politici, dovete pensare col vostro cervello. Per fare questo serve un impegno, lo studio serve anche a questo, no? Diventare cittadini, cittadini che alla fine sono liberi e consapevoli, unici, no? La democrazia è sana quanto più è capace di generare al proprio interno dei cittadini dissenzienti, cioè di coloro che dicono, cioè la democrazia è fatta è plurale per definizione, è fatta anche per dividersi, noi ci dobbiamo dividerci, se noi la pensassimo tutti allo stesso modo sarebbe una democrazia da incubo, non sarebbe una democrazia. Attenzione, oggi invece sembra in Italia che chi dissente viene tacciato di lesa maestà. In Italia è difficile oggi dissentire, no? Dire non sono d'accordo, semplicemente io non sono d'accordo con te, discutiamo, troveremo probabilmente un punto comune, tu farai un passo rispetto alle tue posizioni verso di me, io farò un passo rispetto alle mie posizioni verso di te, troveremo un punto comune. Però il dissenso, no? Come dire, lo stimolo, la creazione di cittadini attivi e dissenzienti può avvenire in una democrazia solo ed esclusivamente quando si è d'accordo su alcuni fondamenti che reggono questa democrazia. Questo è il punto, questo è ciò che oggi forse manca in Italia, che dobbiamo recuperare, no? Vale a dire, le comunità statuali coese al loro interno, no? Che hanno un alto senso dello Stato, i cui cittadini hanno il senso della legalità, i cui cittadini hanno, per esempio, un'altra cosa importante, non solo il senso dei diritti individuali, ma anche il senso dei doveri e dei diritti pubblici. Questo è il punto. Cioè, nella Costituzione, ora si dice sempre che gli italiani non conoscano la Costituzione, l'avrete sentito anche voi, no? Dovete imparare la Costituzione, magari impararla a memoria, che non è una cosa che serve ovviamente, la Costituzione va vissuta e applicata in qualche modo perché è la nostra vita di relazioni di ogni giorno. E non è vero questo. Gli italiani invece conoscono perfettamente la Costituzione, ma solo nella parte che riguarda i diritti individuali. Quelli li conoscono perfettamente. Cioè guai a chi ci tocca i nostri diritti. Anche distinto voi ragazzi, no? Reagireste subito se qualcuno toccasse i vostri diritti individuali. Ma la Costituzione è qualcosa di molto più complesso. È un'architettura complessa ed armonica che fa intersecare tra loro in modo appunto armonico i diritti individuali, sacrosanti, li ho elencati prima, non ve li ridico, non ce li tocca nessuno, giusto. Ma questi diritti individuali fanno da contrappunto sempre e comunque dei doveri di cittadini. Cioè non esiste il diritto assoluto. Questo c'è un giurista qui, magari più di me potrà dirlo, vediamo se sbaglio ovviamente. Non esistono i diritti assoluti, esistono i diritti, esiste sempre il diritto di qualcuno, ma il dovere di qualcun altro che deve far sì che quel diritto possa essere goduto. Quindi diritti e doveri sono inestricabilmente incastrati, questo è il punto.
Alcuni articoli della Costituzione che ci richiamano ai nostri doveri di cittadini sono quelli fondamentali che non conosciamo mai, perché il dovere è qualcosa di impegnativo. I diritti sembra che ci vengano come gli uccellini nei nidi, no? La mamma imbecca gli uccellini piccoli che stanno lì, mangiano, eccetera, e in fondo devono fare uno sforzo minimale, cioè digerire quel cibo fondamentalmente. E invece i doveri ci impongono un impegno, l'impegno di cittadini, l'impegno di solidarietà nei confronti degli altri, di rispettare le leggi, i doveri di legalità, che ne so, il dovere di pagare le tasse, la butto lì. Perché l'italiano medio cosa fa, per esempio? Adesso faccio questo esempio concreto perché sennò parliamo del nulla, sembra che parliamo dei massimi sistemi, del sesso degli angeli, come si dice, di qualcosa di teorico, andiamo sul campo. L'italiano medio che fa? Si lamenta, per esempio, che i servizi pubblici, parliamo di quelli pubblici, non funzionano. Non funziona la scuola, non funziona la sanità, non funzionano i trasporti pubblici, non funziona la giustizia, tutto ciò che è pubblico in Italia sembra che non funzioni bene e quindi io mi lamento. Magari qualche volta avrete ascoltato, non so, una cena tra i vostri genitori e i loro amici, gli adulti, il mondo degli altri, degli adulti. E magari si saranno accalorati, madonna, in Italia non funziona niente, le cose pubbliche, non sono stato all'ospedale, la sanità, eccetera. Poi che fanno? Dopo essersi tanto lamentati, vanno a casa e non pagano le tasse. Le tasse, pagare le tasse, per quanto oggi in Italia le tasse siano complicate, forse siano tante, troppe, tutto quello che volete, ma se la pagassimo tutti, le pagassimo tutti, forse in Italia, viva Dio, in questo paese, finalmente le tasse potrebbero scendere, giusto? L'Italia ha il più alto tasso di evasione fiscale del mondo, del primo mondo, quello più ricco. Siamo i peggiori del mondo. Ogni anno, credo, si evadono tasse per un'intera finanziaria, un'intera manovra finanziaria media in Italia, ogni anno. Questo è il punto, cioè dobbiamo fare pace con i cervelli, con i nostri cervelli di cittadini. Non possiamo pretendere solo i diritti e non dare nulla. Il rapporto di cittadinanza, no? È un rapporto interscambiabile appunto di dare ed avere. E poi c'è tutta la parte dei diritti pubblici. Questo è il punto che spesso ci dimentichiamo nella Costituzione. Cioè il sacro diritto fondamentale in una democrazia è quello pubblico, non è quello privato. Cioè quando due diritti confliggono nella Costituzione, come dire, prevale il diritto pubblico, l'interesse pubblico. Quando c'è un interesse pubblico da difendere, il privato fa un passo indietro. Invece in Italia si è stravolta oggi completamente, pare, questa logica, no? In qualche modo l'interesse privato a tutti i livelli sembra prevalere, questo è il punto. Viviamo in una società che ci invita al profitto, non parliamo sempre di profitto banalmente finanziario, i soldi, non il profitto, il dot des, che vuol dire appunto io faccio qualcosa per quel des, cioè per ciò che mi aspetto in cambio. Sembra che in Italia non si riesca a fare più nulla gratuitamente, in nome di principi, di valori, di doveri, no? Di aspirazioni ideali. Sembra che tutto ciò che si fa, se ci pensate, no? Si fa sempre per un ritorno. Attenzione, questo può pervadere anche le vostre vite individuali. Tante volte ci comportiamo in maniera, come dire, no? Profittevole, cioè facciamo una cosa anche con un amico, ma sempre con un recondito desiderio di averne qualcosa in cambio. Non diamo gratuitamente. Invece un cittadino, rispetto al suddito, si differenzia proprio per questo, no? Per il fatto che vive in un sistema armonico di diritti e doveri, di diritti individuali e di diritti pubblici, di interesse privato, sacrosanto, perché noi viviamo in un sistema liberal democratico, diciamo, nato dalla Rivoluzione Francese in linea di massima, siamo figli di quell'era, siamo figli dell'eguaglianza sancita dalle carte costituzionali rivoluzionarie in Francia, e il nostro articolo 3 ovviamente è un portato storico diretto di quelle esperienze, quindi i diritti individuali sono sacrosanti, però non hanno alcun senso e diventano invece profitto e approfittare nel momento in cui non sono situati all'interno di un armonico equilibrio tra interessi pubblici e privati, tra diritti e doveri. Questo è il punto. Quindi la Costituzione non è qualcosa di asettico che sta lì, ho finito, che sta lì teoricamente, non è qualcosa, ho fatto l'esempio delle tasse solo per farvi capire, no? È una cosa concreta. Quindi quando tornate oggi a casa chiedete ai vostri genitori, papà, ma tu paghi le tasse? Ma chi ve l'ha detto? È un pazzo, è venuto oggi in provincia, Enzo Fimiani, via Regina Margherita, nome, cognome, telefono, non c'è problema, mail, quello che volete, e ci ha chiesto di farti questa domanda. Sei un buon cittadino? La prima cosa che vi risponderanno, sicuro, ma i tassi in Italia sono troppo alte, paghiamole tutte e si abbassa. La cosa non è così complicata, voglio dire, alle volte gli economisti ci fanno una testa così su cose che sono riconducibili a una realtà molto più concreta. E, per chiudere,
Volevo dire quindi che l'Italia oggi dovrebbe riscoprire alcuni cardini fondamentali del suo vivere civile, che sono appunto iscritti nella Costituzione. Cioè noi ragazzi possiamo anche, voi lo fate quotidianamente, disinteressarci, come dicevo prima, della politica, no? Ovviamente. Però la politica comunque va avanti, c'è qualcosa che ci riguarda, no? Vengono decise cose sulla nostra testa che influiscono sulla nostra vita, inevitabilmente. Ci possiamo rinchiudere nel nostro orticello, nel nostro privato, nella nostra casa, con i nostri amici, ma la politica ci cambia la vita, quindi tanto vale in qualche modo interessarci, aprire gli occhi e capire che l'Italia, pur essendo oggi in una crisi, come dire, anche morale in qualche modo, che è sotto gli occhi di tutti, avrebbe quelle fondamenta che dicevo prima, da cui ripartire, che sono scritte nella Costituzione, sono molto è una cosa molto semplice. La democrazia in italiana nasce, e chiudo davvero, da una lotta all'ultimo sangue tra la democrazia e i totalitarismi. Noi nasciamo da questo, dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla fine del fascismo e del nazifascismo. Noi nasciamo dal rifiuto totale, assoluto, di quei disvalori, per affermare invece dei valori totalmente opposti, la democrazia, la solidarietà sociale, i diritti e così via. Giusto? Non c'è possibile compromesso, come oggi in Italia qualche forza politica vuol farvi credere, tra il nazifascismo, Auschwitz, diciamo simbolicamente, e la Costituzione repubblicana. Non c'è. Io prima facevo l'esempio di me e lui, avevo scelto come esempio. Lui la pensa in un modo, io la penso in un altro. Troveremo un accordo, non c'è dubbio, inevitabilmente, tra due singoli. Faremo un passo l'uno verso l'altro e arriveremo a un punto in mezzo comune e ci mettiamo d'accordo. Quindi nasce un pactum, un patto tra di noi. È un patto, come dire, costituzionale a livello pubblico in Italia tra il nazifascismo e la Costituzione repubblicana, non può esserci. Non c'è punto di compromesso tra queste due dimensioni, non c'è. Si annullano a vicenda perché i diritti sanciti dalla Costituzione non sono diversi dal nazifascismo, sono opposti. Tra due opposti non c'è possibilità di compromesso, tra due opposti. Tra diversi, anche tra molto diversi, c'è possibilità di compromesso, sempre e comunque. Quindi le nostre architravi del vivere civile sono iscritti nella Costituzione democratica, nella democrazia, nella Costituzione repubblicana, nata dal rifiuto del nazifascismo. Ripartiamo da qui e forse faremo pace con la nostra storia di italiani e forse anche con il nostro futuro. Grazie. Grazie al dottor Enzo Fimiani per questi spunti che sono molto ampi, di grande respiro. Vi ricordo, come dicevo prima, che poi potrete andare a risentirli sul web e poi provvederemo anche a fare la trascrizione degli interventi di questa giornata, in modo che avrete eventualmente materiale, anche se i vostri docenti volessero, per ulteriori approfondimenti. Vorrei ora passare la parola appunto a Chiara Di Marco, che ci darà il suo punto di vista, il punto di vista dei giovani, della percezione che i ragazzi, i giovani hanno in particolare dell'articolo 3. E proprio mentre Chiara inizia l'intervento, a ciascuno di voi verrà distribuita una copia della Costituzione italiana. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare la dottoressa Allegrino che mi ha permesso di essere qui e parlare con persone così importanti e così competenti. Il mio sarà un breve intervento, perché più che altro, soprattutto rispetto a quello degli altri due interlocutori, perché sarà più che altro la mia personale considerazione e le mie deduzioni in seguito alla rilettura, in quanto avevo già letto e studiato questo articolo e la Costituzione, in seguito alla rilettura appunto di questo articolo e a quello che ha suscitato in me per questa particolare giornata. Allora, le prime parole dell'articolo della nostra Costituzione sono: tutti i cittadini hanno pari dignità. La dignità umana non è un diritto, quanto il fondamento di tutti i diritti che sono collegati allo sviluppo della persona umana. Ed è proprio dalla pari dignità che discende il principio di eguaglianza.
Un'eguaglianza formale nel senso che garantisce un'eguale protezione della legge ed un'eguale soggezione alla legge, senza le famose distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il primo comma, quindi, possiamo dire che si limita semplicemente a definire un principio conquistato, come il professore ha ricordato, con le rivoluzioni liberali combattute in Europa nel XVIII secolo. Ma la nostra Costituzione non potrebbe, questo a mio avviso, essere considerata una delle più belle del mondo se non vi fosse quel secondo comma dell'articolo 3, perché proprio nel secondo comma che si legge che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Non basta quindi, o perlomeno la nostra Costituzione, noi non ci limitiamo a enunciare formalmente un principio, a riconoscere una posizione di parità, che è una cosa che fanno anche altre Costituzioni, che si faceva anche, che si era già stato fatto nella Rivoluzione Francese, ad esempio. Ma per noi c'è bisogno che lo Stato intervenga per dare a tutti le stesse opportunità, affinché quindi quel comma, quel monito del primo comma sia concretamente realizzato. E in questo modo si parla della famosa eguaglianza sostanziale che ha segnato il passaggio allo Stato sociale, allo Stato cioè che si impegna per consentire a tutti l'esercizio dei diritti sociali. E quindi il principio di eguaglianza sostanziale opera soprattutto a favore dei soggetti deboli, di coloro che vedono ostacolata per ragioni economiche e sociali la possibilità di un esercizio effettivo di questi diritti, dei diritti sociali. Ora, avendo ribadito con forza la natura del principio di eguaglianza e guardando ad oggi alla nostra situazione, all'attualità, si comprende facilmente come esso non sia affatto rispettato nella realtà che viviamo, soltanto se guardiamo, se consideriamo alla situazione in cui vivono i giovani oggi. Infatti, basta dare alcuni dati per capire questo. Oggi un giovane su tre in Italia è senza lavoro. Ci sono 2,2 milioni di giovani tra i 15 e i 35 anni che non sono impegnati in un'attività di studio, che non lavorano, non cercano occupazione e non sembrano interessati a trovarla. E tutte le proteste che ci sono state soprattutto in questi ultimi mesi, gli studenti che sono saliti sui tetti delle università, queste proteste che hanno visto i giovani in prima fila pongono proprio questo problema. È inutile leggere la Costituzione, studiarla, impararla senza saperla collegare alla realtà che viviamo. Gli studenti che protestavano ponevano proprio questo problema, cioè dell'attuazione pratica del principio di eguaglianza sostanziale. La loro protesta quindi va intesa come una riconquista di quelle prerogative perdute, di quello spazio di azione politica, sociale ed economica dal quale sono stati oggi esclusi, dal quale siamo oggi tutti quanti, tutti noi giovani siamo esclusi. E in particolare per porvi un esempio volevo leggere la testimonianza personale di un giovane su una giornata di lavoro in un call center. Tratta da un libro che ho ultimamente letto e dal quale anche mi sono ispirata, che è La strage degli innocenti di Franco Ferrarotti, un grandissimo sociologo. Allora, la testimonianza è questa. Sono le 6:30 del mattino, oggi potrei prendermela comoda, ho il turno pomeridiano, ma non riesco a dormire. La settimana scorsa facevo il turno delle 8:30 e so già che quando mi sarò abituato a svegliarmi più tardi sarò di nuovo assegnato al turno di mattina. Pazienza, tanto vale alzarsi. I miei turni possono cambiare a seconda delle esigenze dell'azienda. Possono avvisarmi di un cambio di turno con 48 ore di preavviso. Devo essere sempre disponibile per tutti i turni. Qualche mese fa una mia collega ha dovuto licenziarsi. È una ragazza madre e non poteva permettersi di lavorare al pomeriggio perché non sapeva dove lasciare sua figlia. Non mi è mai piaciuto parlare al telefono, ma nella vita vale la legge del contrappasso. Ti toccherà fare quello che detesti. Quando racconto che lavoro faccio, non credo che le persone capiscano cosa vuol dire. Alla fine te ne stai seduto al telefono, non hai nessuna responsabilità, sono solo alcuni dei commenti. Ma il senso di alienazione di questo lavoro non viene percepito. Alienazione perché il cliente cambia, ma il lavoro è sempre lo stesso, perché qualcuno mi ringrazia, ma la soddisfazione è poca e non è mai l'azienda a riconoscere il valore di un dipendente, perché posso impegnarmi di più, ma lo stipendio sarà lo stesso. Io ricomincio ad essere me stesso quando esco di qui, faccio un lavoro per il quale non esisto. Per 10 ore al giorno sono un uomo ombra, un uomo senza qualità, una macchina animata.
Questo è solo un piccolo esempio, una testimonianza, una delle tantissime testimonianze, per riflettere su come la dignità di cui parlavo all'inizio, che è una delle prime parole dell'articolo 3, che è la garanzia quindi dei nostri diritti, che è qualcosa che non ci regala, che non ci concede nessuno, ma che noi abbiamo indipendentemente da tutto e anche dalla nostra Costituzione, non è rispettata affatto in moltissimi casi nella realtà. Perché oggi non basta, e anche voi penso lo sapete benissimo, per un giovane impegnarsi, studiare, laurearsi, fare master, corsi di specializzazione, perché c'è una condizione oggettiva che impedisce lo sviluppo della persona umana. Ed è a questa condizione che, se leggiamo e se capiamo l'articolo 3, lo Stato può far fronte, anzi deve far fronte, è obbligato a far fronte a questa condizione, proprio leggendo in chiave della lettura dell'articolo 3 dell'eguaglianza sostanziale. Quindi il governo dovrebbe preoccuparsi di questa emergenza occupazionale, come hanno fatto altri paesi, non con misure assistenziali, ma con incentivi miranti a sostenere il lavoro dipendente autonomo, valorizzando l'apprendistato, migliorando la formazione professionale, perché purtroppo il poco lavoro che si crea è quasi esclusivamente precario. Il 75% dei contratti a tempo determinato riguarda i giovani. Se soltanto riflettendo su questa situazione pensiamo alle affermazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è la persona che di più dovrebbe tenere ed occuparsi proprio di questi problemi, che dice che è colpa dei cattivi genitori che spingono i figli a studiare e a laurearsi, la disoccupazione e tutto questo problema, quando invece potrebbero imparare un mestiere ed adattarsi alle esigenze del mercato. Ma chissà se sia mai venuto in mente al Ministro che il mercato del lavoro è proprio e anche perlomeno il frutto della politica economica che un governo persegue e dovrebbe perseguire. È il governo del paese che dovrebbe adattare il proprio sistema economico e sociale alle dinamiche internazionali in modo da tenerlo competitivo, non i giovani che devono adattarsi al declino di un paese accaparrandosi gli ultimi lavori che non risolveranno il problema della disoccupazione. Io sono appassionata anche di sociologia e filosofia e vi cito di nuovo quel grande filosofo e sociologo anche che è Ferrarotti, che dice che il potere più oppressivo è quello che si rifiuta di esercitarsi, cioè di agire, è il potere burocratizzato e inerte che non prende iniziative, che non aiuta la gente, non aiuta anche in questo caso a rispettare il principio di eguaglianza. Schiacciando i membri più giovani, frustrandoli fino all'estinzione. E aggiungo che una politica che dice che laurearsi e studiarsi non serve, perché tanto è la politica stessa a dirci tanto il lavoro non lo trovate, e quindi mira, persegue la delegittimazione dell'università pubblica, non può dirsi orientata al rispetto di quel bellissimo principio che è l'eguaglianza sostanziale. Anche perché la primissima risposta a questa condizione alla disoccupazione dovrebbe essere proprio un'attenzione particolare all'istruzione e alla ricerca. Invece purtroppo il governo ha agito in maniera diametralmente opposta, anche se guardiamo la riforma Gelmini, in cui c'è stato un taglio netto dell'FFO, che è il fondo di finanziamento ordinario, cioè la prima entrata per le università italiane, del 12,95%, che corrisponde a 960 milioni di euro, senza parlare della riduzione dei fondi per gli alloggi, per le borse di studio, il problema della situazione in cui si troveranno i ricercatori italiani. E questo è rispetto del principio dell'eguaglianza sostanziale. Infatti vittime di questa riforma saranno anche i ricercatori, ma non soltanto i precari della ricerca, ma anche quei ricercatori confermati che da anni lavorano nelle università italiane e che hanno prodotto ricerche che sono state citate negli index internazionali per le loro scoperte, i loro studi, ricercatori che tutto il mondo ci invidia. Scaduto l'assegno di ricerca, un ricercatore potrà solo firmare un contratto di 3 anni e poi ancora uno di altri 3. Il precariato verrà così allungato di 6 anni. Se alla fine di questo periodo il ricercatore non riuscirà ad ottenere l'idoneità per divenire professore associato, dovrà lasciare l'università e tutto il suo lavoro sarà vanificato. Questo ci riguarda e vi riguarda da vicino, anche perché magari molti di voi andranno all'università e avranno intenzione di continuare a studiare, di portare avanti un progetto di ricerca. E per questa riforma purtroppo sarà molto molto difficile farlo.
Ma non si può parlare di eguaglianza senza introdurre perlomeno il problema anche delle donne, che poi andrebbe approfondito magari in un'altra sede. Perché l'eguaglianza nell'articolo 3 comprende anche le donne, ma le comprende nel senso etimologico del termine, cioè le comprende e le considera come se fossero uomini. Cioè questa presunta inclusione e comprensione consiste in un'omologazione dell'identità femminile al paradigma maschile. Cioè le donne sono incluse tramite un pensiero omologante che prescinde dalla differenza sessuale e che le include, le considera al pari degli uomini. E questo è il problema per il quale nella testimonianza che ho letto prima del ragazzo che lavora nel call center si parla di una donna che ha dovuto lasciare il suo lavoro perché era incinta, perché non aveva abbastanza soldi per trovare persone che le dessero una mano, l'appoggiassero per guardare, diciamo, i figli, proprio perché le donne, la condizione nel mercato anche del lavoro delle donne è appiattita a quella degli uomini, e quindi è inutile parlare di quote rosa, è inutile parlare di dignità, di pari dignità, di pari opportunità, se le donne si considerano nello stesso modo degli uomini, cioè se non vengono fatte delle politiche che mirino sì a mettere le donne e gli uomini nelle stesse condizioni, ma differenziando le loro posizioni, perché ovviamente abbiamo caratteristiche diverse e quindi dobbiamo essere agevolate, aiutate, se non soltanto per la maternità, ma in tutte quelle situazioni che ci rendono diverse dagli uomini e che purtroppo costituiscono ancora oggi un handicap per il lavoro, per il mondo del lavoro. Quindi non tanto cercare di sottometterci noi, sia che siamo donne o giovani, al mondo del mercato, al mercato del lavoro, quanto cercare di conformare il mercato del lavoro alle nostre esigenze. Cioè a questo dovrebbe mirare una politica sana, una politica attiva. Io non ho voluto fare considerazioni politiche per parlare di politica o per, diciamo, orientare politicamente questo discorso o questa giornata, ma ovviamente per me la cosa più importante, leggendo la Costituzione, quello che spero sia nella mente di tutti i giovani, è confrontarla incessantemente con la realtà, con quello che viviamo. Quindi quando ci dicono i giovani non sono interessati alla politica, oppure i giovani non si informano abbastanza, noi dobbiamo rispondere che non è vero, non è assolutamente vero, perché la politica riguarda noi, cioè riguarda la nostra vita, la nostra possibilità non solo di ottenere un lavoro, ma anche di esprimerci, di realizzarsi come persone. E questo per me è tutto. Grazie. Grazie, grazie davvero a Chiara, che ha parlato con molta chiarezza a proposito del suo nome, e sono certa che i numerosi spunti che tu, Chiara, hai dato, e numerose riflessioni che partono proprio dal vedere questa contraddizione tra questi principi così fondanti e la realtà e il quotidiano e la nostra vita di tutti i giorni, ecco, rappresenteranno veramente materiale prezioso anche per il dottor Di Nicola. Prima di dare la parola al dottor Di Nicola, volevo però consentirvi di ascoltare una parte di lavoro che un po' diversa, che è stata realizzata per fare, come dire, per raccontarvi che vi sono diverse costituzioni democratiche che in qualche modo fanno riferimento anche alla Costituzione italiana. In maniera particolare abbiamo voluto tratteggiare proprio e portare alla vostra attenzione i corrispondenti articoli 3, diremo, quindi principi riconosciuti e sanciti dal nostro articolo 3, presenti in altre costituzioni democratiche. Allora, per fare questo, io vorrei innanzitutto chiamare Lucia Montrone dei Servizi Sociali dell'Istituto Michetti, che leggerà appunto lì al microfono l'articolo 3 della Costituzione italiana. Prego, prego Lucia. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge.
senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita economica, politica e sociale del Paese. Volevo ricordarvi che ricordare a tutti noi che il modello principe di democrazia e dei diritti dei cittadini risale ben al V secolo prima di Cristo e precisamente alla Convenzione della città di Atene, come fu stabilita da Senoponte e Cristene, che intitolò proprio Cittadinanza e Democrazia d'Atene nel V secolo avanti Cristo. La citazione è questa: la democrazia ateniese poggia sull'uguaglianza di davanti alla legge, indipendentemente dalla loro ricchezza. Essi possono controllare permanentemente la vita della città e di coloro che la guidano. Essi possono praticamente tutti essere chiamati a partecipare direttamente al governo della città. E ora prego di procedere con la lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, poi degli articoli relativi alla Costituzione tedesca, alla Costituzione francese, alla Costituzione spagnola e tra i paesi non europei, paesi arabi, unica Costituzione che prevede la libertà e l'uguaglianza, la Costituzione libanese del 1926. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation or sovereignty. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna. Per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fordert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge. Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato promuove l'effettiva attuazione della equiparazione di donne e uomini e agisce per l'eliminazione delle situazioni esistenti di svantaggio. Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi que responsabilités professionnelles et sociales. La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini, senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni. La sua organizzazione è decentrata. La legge promuove l'uguaglianza di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, nonché alle responsabilità professionali e sociali. Articolo 9. Corresponde a los poderos públicos promover la condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impedían o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Completa i pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l'eguaglianza dell'individuo e dei gruppi cui partecipa siano reali ed effettivi. Rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale. La Costituzione garantisce il principio di legalità, la gerarchia normativa, la pubblicità delle norme, la irretroattività delle disposizioni sanzionatorie sfavorevoli o restrittive dei diritti soggettivi, la sicurezza giuridica, la responsabilità e il divieto dell'arbitrio dei pubblici poteri. Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social. Tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Essi sono uguali di fronte alla legge.
I cittadini esercitano la pienezza dei loro diritti nelle forme e nei modi previsti dalla legge. L'esercizio di questi diritti non può essere limitato se non da una legge prevista per la protezione dei diritti altrui, il rispetto dell'ordine pubblico, la difesa nazionale e lo sviluppo economico e il progresso sociale. Concludiamo con la citazione in italiano del Trattato di Lisbona del 2009, che quindi riguarda l'intera Unione Europea. Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e le protezioni sociali. La parità tra uomini e donne, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori. Benissimo, allora a questo punto non mi resta che passare la parola al pazientissimo dottor Enrico Di Nicola, mentre alcuni dei vostri colleghi continuano a completare quella che ormai avete visto, è la sagoma e quindi è il territorio italiano alle nostre spalle, con pezzi di un puzzle che riportano i 12 principi fondamentali della nostra carta costituzionale, che sono appunto i primi 12 articoli, che al termine del nostro incontro saranno quindi completamente realizzati anche con il vostro aiuto. Un po' come a dire che il rendere realizzabile la carta dipende dal contributo di ciascuno di noi. E a questo punto, dottor Di Nicola, le sollecitazioni sono tante e io le propongo di, per una prima parte, di darci così degli spunti di riflessione e poi di dare spazio eventualmente alle domande dei nostri studenti. Quindi, ragazzi, preparatevi delle domande se volete approfondire qualcuno degli aspetti che il dottor Di Nicola tratterà con noi. Ma anzitutto, vuole alzarsi in piedi? Anzitutto io devo ringraziare gli organizzatori. E vi dico subito, presentandomi, che dopo 50 anni di magistratura fatta in trincea, facendo i processi molto importanti in 5 regioni d'Italia, io accetto, adesso vado in giro, soprattutto nelle regioni dove sono stato e da cui vengo invitato, a parlare con i ragazzi. E ho fatto anche un'esperienza nei confronti dei nipoti, perché ho 10 nipoti che arrivano fino a 20 anni, la più grande, 2 anni e mezzo il piccolo, e quindi ho tutta la gamma dei giovani davanti a me. E mi sono reso conto, nel momento in cui sono andato in pensione, che avendo tentato in tutti i modi di attuare la Costituzione della Repubblica Italiana, che non solo è la migliore del mondo, ma è anche l'unica sotto certi aspetti ed è la prima ad aver prefigurato uno Stato, oltre che di diritto, anche sociale, dopo tutto questo ho pensato, ma come mai a noi, quando ero ragazzo io, la rivoluzione che c'era stata nel 48 con la pubblicazione della nostra Costituzione, nessuno ci ha insegnato qualcosa, quando invece la Chiesa insegna il catechismo ai bambini per fare in modo che vengano formati a quei precetti. Mussolini, per fare la concorrenza alla Chiesa, cominciò a parlare ai figli della Lupa e ai Balilla, parlando di libro e moschetto. Come mai noi nelle scuole, soltanto oggi, a 150 anni dall'Unità d'Italia, parliamo della Costituzione?
come mai si cerca oggi, dopo quello che hanno detto grandi presidenti come Ciampi e Napolitano, addirittura si pone in discussione anche il principio dell'unità e indivisibilità d'Italia, laddove il pensiero del Cattaneo è stato recepito anche dalla Costituzione, dove si dice autonomia locale deve essere sviluppata. Come mai tutto questo ci troviamo di fronte a un tentativo di colpire i principi e l'affondamento della Costituzione? Perché l'articolo 3 capoverso, l'articolo 3 primo comma, sono precettivi e sono diventati precettivi dopo che si è tentato, non appena la Costituzione è stata emanata, di dire che erano norme meramente programmatiche che non dovevano trovare, che occorreva leggi per poterle attuare. A questo punto però è stata fatta la Corte Costituzionale come organo di garanzia. A questo punto si è mossa la magistratura fin da allora. Ci sono stati gli organi di garanzia che hanno detto: no signori, alto là. Noi queste norme sono precettive e si rivolgono, quando non trovano attuazione immediata, come l'articolo 3 capoverso, rimuovere gli ostacoli di ordine per cercare di attuare effettivamente questa uguaglianza, in questi casi si rivolge al legislatore, si rivolge alla classe dirigente, si rivolge al Parlamento, si rivolge a tutti coloro che esplicano funzioni pubbliche e devono interpretare e attuare i principi e i valori della Costituzione, che ricordo sono norme precettive. Oggi addirittura, fateci caso, oggi addirittura vanno cercando, per evitare la precettività di queste norme, si va dicendo in giro che occorre un codice etico, si parla di etica pubblica, che è un ossimoro, una contraddizione in sé, quando invece noi l'etica pubblica ce l'abbiamo nell'articolo 54, che dice che tutti i cittadini devono osservare la Costituzione e le leggi. Osservare la Costituzione e le leggi significa le leggi conformi alla Costituzione, perché altrimenti devono andare davanti alla Corte Costituzionale. I cittadini che esplicano funzioni pubbliche non solo le devono osservare, ma le devono osservare con dignità ed onore, con prestigio ed onore. A questo punto queste sono norme precettive della legge fondamentale del nostro Stato, della nostra Costituzione. E allora grazie di avermi consentito di venire qui a dire a voi: ragazzi, Calamandrei diceva, è stato già ricordato, Calamandrei diceva che l'indifferenza è terribile. Anche in quel programma di Saviano con Fazio, Vieni via con me, Saviano ha raccontato la storia della indifferenza politica, e che quello che diceva Calamandrei raccontava questa storiella. C'erano due emigranti contadini che andavano su un bastimento e stavano andando verso le sponde dell'Atlantico, l'altra sponda dell'Atlantico, e per motivi di lavoro è il flusso dell'emigrazione. Uno degli amici stava sulla tolda e vedeva quello che faceva il nocchiero, che facevano il comandante, dove si dirigeva la nave e com'era manovrata. Dall'altra parte, l'altro invece stava giù
e non guardava, non vedeva, stava in cabina e quindi non poteva vedere quello che si accadeva sulla nave. A un certo punto quello che stava in Told dice: perbacco, stiamo andando, ma dove stiamo andando? Lì c'è la tempesta. Nocchiero dice: no, adesso andiamo verso la tempesta e lì noi corriamo il pericolo del naufragio. Allora questo corre giù, va da quello che stava sotto, perché vuole fare qualcosa, dice: facciamo qualcosa, induciamo a modificare la rotta. E allora quello gli risponde: ma che me ne importa a me, il bastimento mio, mica è mio. E allora quel discorso che vi ho fatto sulla indifferenza nella politica, il professor Fimiani, che saluto e che naturalmente condivido tutto quello che ha detto dal principio alla fine, e mi limito soltanto a cercare, mi ha tolto una parte che io cercherò soltanto di confortare il suo dire. E ringrazio pure la dottoressa, la quale mi ha aperto il varco e mi ha detto: ah, non ti devi occupare dei massimi sistemi. Anzi, a questo punto vi dico, io ho scritto una relazione, appunti che possono essere utili a ciascuno. Metto a disposizione, ma adesso, per non tediarvi, facciamo una chiacchierata sulle cose essenziali. E mi riporto alle cose essenziali che sono state dette, pregando la dottoressa Allegrini di dire 5 minuti prima, 3 minuti prima del tempo, e io penso che questo tempo non lo voglio prendere tutto, di dirmi: alt, andiamo alle domande, e le domande io vi darò la materia per fare sì che voi mi facciate le domande, perché in punti importanti del tema. Perché il tema? Sentite, capisco che questo dice: mo questo chissà quanto parla. Allora, no, io vi ringrazio, ma ditemi quando a un certo punto vi siete un po'... Ditemelo, fatemelo capire. Voi della prima fila, mi fate, dice: oh, basta. Però qualche cosa ve la devo dire sul tema dell'eguaglianza. Vi è stato detto quello che era importante sia da tutti, da quelli che hanno anticipato, a cominciare dalla dottoressa Allegrini e a finire agli altri, alla dottoressa Di Marco. Però il tema è un tema importante, e guardiamolo dal punto di vista della storia dell'uomo, che pone il problema, come perno, fa centro sulla persona umana, che è a fondamento della Costituzione. È un tema, quello dell'uguaglianza, che è strettamente collegato alla libertà e alla legalità. Infatti la dottoressa Allegrini ha parlato molto spesso di uguaglianza e libertà, e quindi ai comportamenti umani individuali e collettivi caratterizzati dalla violenza fisica e o morale, intesa anche come violenza politica, economica e sociale. Violenza può essere quella fisica, ma anche i minacciare perché tu faccia, approfittare della mia condizione di subordinazione perché tu possa prevalere, esercitati nei confronti degli altri uomini per renderli schiavi, sudditi o comunque vincolati al volere e al potere altrui. È evidente, basta pensare alla schiavitù, alla tirannia, alla dittatura, alle guerre e alle violenze di ogni genere per la conquista del dominio, e d'altro lato alle lotte per l'eguaglianza e la libertà che hanno illuminato la storia e determinato il progresso della società umana, per rendersi conto di quanto importante e significativo sia questo argomento. Pensate,
Abbiamo parlato di Atene, dottoressa Allegrino, e si dice tutti i cittadini devono essere uguali. Ma allora i cittadini erano gli aristocratici, c'erano gli schiavi che non partecipavano. Noi quando parliamo di cultura greca non dobbiamo dimenticare che la prima rivoluzione della storia è stata quella di Gesù Cristo. Dal punto, è vero che non lo posso parlare come storico, non si può parlare, dice il Papa, di Gesù Cristo dal punto di vista storico, però io mi permetto di farlo dicendo, oh guardate, che il primo che ha lottato contro la schiavitù è stato Cristo, e questo mi pare che debba essere ricordato. Poi ci sono state le altre rivoluzioni, la rivoluzione dell'illuminismo, la rivoluzione borghese, la rivoluzione d'ottobre, le altre rivoluzioni fino a sfociare nella rivoluzione francese, nella rivoluzione americana, dove laddove si cominciò a parlare di liberi e uguali, ma la parola libertà sarà sempre uguale all'uguaglianza. Ma rendiamoci conto che questo significa che dobbiamo stabilire un rapporto di legalità. Argomento attuale, non solo per quello che vi è stato detto, ma ove si consideri quanto il problema dell'uguaglianza sia stato influenzato dal problema della libertà economica. E qui il professore mi deve correggere se sto sbagliando. Ma sulla rivoluzione borghese, sul tema dell'uguaglianza, che sventolava nelle bandiere della rivoluzione francese e che sventolò poi sul tricolore, non perché hanno copiato solo la rivoluzione francese, perché noi abbiamo delle costituzioni precedenti addirittura, e abbiamo un Parlamento sotto Fernando Federico II che era un Parlamento il primo rappresentativo. Ebbene, quando noi parliamo di Napoleone, ricordiamoci che il Napoleone rivoluzionario prima militò sotto la bandiera della uguaglianza, fraternità e libertà. Poi questo è diventato libertà, uguaglianza, fraternità, che però la fraternità è stata sostituita, quando Napoleone divenne imperatore e console, dalla parola proprietà. E questo è sintomatico. Quanto al contrario, il problema della libertà, abbiamo detto l'uguaglianza ha inciso sulla libertà, cioè la libertà ha inciso sulla fraternità, sulla solidarietà, e quanto la libertà ha inciso sulla uguaglianza, con il pretesto, quando l'uguaglianza ha inciso sulla libertà, ce lo dimostra la rivoluzione comunista. Col pretesto dell'uguaglianza si è tolta la libertà. Allora questi rapporti tra, nel momento in cui noi affrontiamo il tema dell'uguaglianza, noi affrontiamo il tema della libertà. Ma nel momento in cui noi cerchiamo di conciliare libertà e uguaglianza, ci troviamo di fronte alla necessità di una legge fondamentale che ci dice può essere conciliata soltanto attraverso una norma che nessuno può violare. Quanto infine oggi la globalizzazione, in nome della libertà di mercato, stia incidendo sul nostro futuro e soprattutto sul futuro di voi giovani, se non si troverà il sistema per governarla, attuando i principi della nostra Costituzione, coniugando uguaglianza e libertà e giudicando quindi ogni comportamento, anche nel settore economico finanziario, ogni fatto, azione, comportamento positivo
o negativo, a seconda che sia o meno strumentale all'attuazione di quei principi ormai divenuti, per qualsiasi cittadinanza che aspiri ad essere effettivamente democratica, storicamente universali, quelli che noi abbiamo letto prima. Ed è con orgoglio che noi dobbiamo dire che quando abbiamo letto quelle norme delle Costituzioni, ci rendiamo conto che l'unica, no, le norme che hanno ripreso da noi e che sono quelle che dicono che bisogna eliminare gli ostacoli, non solo di diritto, ma di fatto, che determinano, non pongono tutti nella condizione di uguaglianza, quindi la uguaglianza sostanziale, quantomeno come prospettiva, quelle sono o recepite da noi, dalla nostra Costituzione, oppure limitate alla uguaglianza formale, il che è diverso e ci pone in una condizione di dire: siamo stati i primi, noi, sulla base del Risorgimento prima e della Resistenza poi, a dire: signori, uguaglianza e libertà sì, ma l'uguaglianza, perché sia effettiva, occorre che siano rimossi gli ostacoli, e mai potrà essere colpito in nome di altri diritti il diritto di uguaglianza quando al centro c'è l'uomo con la sua dignità. La Di Marco ve l'ha messo bene per sottolineato, che è la dignità. Come ha spiegato e scritto Rodotà, la cosiddetta rivoluzione dell'uguaglianza è nata alla fine del Settecento dalle dichiarazioni dei diritti pronunciati sulle due sponde dell'Atlantico, rivoluzione francese e rivoluzione americana. Liberi, tutti gli uomini nascono liberi e uguali. E si è cercato di conciliare l'uguaglianza con la libertà. La storia successiva, fino ai nostri tempi, ha però dimostrato che alla base dei conflitti tra uomini, comunità, stati, vi è sempre stata la contrapposizione tra libertà e uguaglianza, che deve trovare la sua sintesi nella libertà, legalità democratica e costituzionale, come l'ha trovata nella nostra Costituzione. Torneremo sul punto. Qui voglio ricordare, anticipo, che le culture della nazione presenti in Costituzione, la cultura liberale, la cultura cattolica, la cultura socialista, sintesi di queste culture, non hanno trovato nel nostro ordinamento la loro sintesi, tuttora inattuata. Quanto fin qui esposto dimostra però che non si può fare a meno, prima di affrontare il tema dell'uguaglianza, di parlare di Costituzione. Non vi risparmio il fondamento storico, ve l'hanno detto, il fondamento della Costituzione. Mi limito a ricordare Calamandrei, quando, a proposito della Costituzione, e mi limito solo a una seconda parte, metto a disposizione, come ripeto, tutto il lavoro. Per chiunque lo volesse, c'è la dottoressa Allegrino che lo mette, semmai mi date le mail e io ve lo mando. Il concetto essenziale, Calamandrei in una lezione a Milano nel 55 disse: se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano. Ecco, per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero,
perché lì è nata la nostra Costituzione. Lascio da parte fondamento istituzionale, i principi fondamentali. Sui principi fondamentali che vi saranno letti, ho capito. Sono qui, sono dietro di noi. Saranno letti. Questi principi fondamentali non ve li descrivo. Sono principi che, vi ricordo, non possono essere toccati perché costituiscono la carta di identità della nostra Repubblica Italiana. E se noi tocchiamo la carta di identità, finisce la, non è più la Repubblica Italiana, è un'altra cosa. Questo potrà essere detto anche a proposito di alcuni valori di cui alla parte riguardante i diritti e i doveri dei cittadini. A tale proposito, già ve l'ha detto il professor Fimiani, tutti quanti dicono: ah, questa Costituzione parla solo i ben pensanti, quelli ben pensanti sono quelli che non sanno pensare bene. Allora dicono: perbacco, questa Costituzione parla solo di diritti, non parla mai di doveri, dimenticando che dall'articolo 13 all'articolo 54, che fa parte di questa prima parte, ripeto, intoccabile, e che si cerca invece oggi di toccare, il che è impossibile. Gli diranno la Corte Costituzionale, se sarà quella Corte Costituzionale che c'è, dirà: no, tu non puoi toccare l'articolo 41, no, tu non puoi toccare questo perché tocca l'articolo 3, non puoi toccare la tripartizione dei poteri perché tocca l'articolo 3, l'uguaglianza, e quindi non con la scusa di modificare la seconda parte, gli strumenti, voi volete toccare questi principi fondamentali e questi diritti e doveri dei cittadini. Ma scusate, questo l'ho dovuto dire, ma soprattutto il discorso è questo: non solo diritti, ma diritti e doveri dei cittadini. Sono articolati i rapporti, voi andate a leggere e vederli, e dice: diritti e doveri dei cittadini. Poi ci sono articolati in rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici. A questo punto, siccome si parla di rapporti, significa che ogni diritto diventa dovere nel momento in cui l'esercizio del diritto comincia a ledere il diritto altrui, e sono diritti inviolabili. Su questo punto, un'altra osservazione che vorrei che voi recepiste, e ditemi quando vi siete stancati, mi fate cenno, posso continuare? Che dici? No, siccome vedo che la faccia era quello là, no. Allora, posso continuare? allora dicevo, questi diritti e doveri però si chiudono alla fine con quell'articolo dell'articolo 54 che dice l'osservanza di cui vi ho citato, per cui l'assunzione di questa posizione di cittadinanza si chiama responsabilità. E questa, quindi, uguaglianza, libertà, solidarietà, centro la persona umana, libertà e uguaglianza si conciliano nella responsabilità, attraverso il concetto che i diritti inviolabili non possono essere toccati da nessuno, e i doveri inderogabili non possono non essere adempiuti da tutti, soprattutto da chi esercita funzioni pubbliche. Questo è il sistema intoccabile della nostra Costituzione, se non vogliamo
cambiare tutto. E invece si sta modificando la seconda parte con il pretesto di modificare la seconda parte che può essere toccata, si toccano i principi della prima parte. Stiamo attenti, soprattutto all'articolo 3. Quando leggiamo un progetto di legge, quando leggiamo qualcosa, domandiamoci, questo può toccare i principi? Questo può toccare noi, la nostra vita, la nostra essenza, la vita della nostra comunità, quella per cui sono morti quelli del Risorgimento, i giovani del Risorgimento, li chiamava voci lontane, li chiamava Calamandrei, e sono morti quelli della Resistenza, voci vicine, e sono quelli, e sono principi che valgono per il futuro di voi giovani, che dovete mettere il combustibile nella macchina per farla camminare? A questo punto io andrei subito al... Invece dovrei parlare dell'articolo 3 della Costituzione, tutto quello giuridicamente, eccetera. Chi lo vuole approfondire se lo va a vedere. Io voglio mettere in a fuoco soltanto, vi prometto, a mezzogiorno chiudiamo. Voglio mettere a fuoco soltanto alcuni aspetti dell'evoluzione del principio di uguaglianza. Questo è fondamentale. Ragazzi, un po' questo richiede però un po' di attenzione. Quando si disse tutti gli uomini nascono liberi e uguali, rivoluzione francese e americana, immediatamente cominciò la rivoluzione dell'uguaglianza. I costituenti italiani si posero l'obiettivo di conciliare libertà ed uguaglianza e vi sono pienamente riusciti in modo mirabile con l'articolo 3 capoverso, che rende interdipendenti uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale, collegandoli alla libertà e alla legalità. È un concetto che già vi ho detto. D'altra parte, ove si consideri, come acutamente segnala Rodotà, che la concretezza dell'uguaglianza, già imperniata sulla dignità sociale di cui all'articolo 3 capoverso, che rende interdipendenti uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale, collegandoli alla libertà e alla legalità. D'altra parte, ove si consideri, come segnala sempre Rodotà, tra virgolette, che la concretezza dell'uguaglianza, già imperniata sulla dignità sociale, ha trovato riconoscimento nella versione finale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dove il riferimento astratto tutti è stato sostituito da ogni persona, allora si comprende come il passaggio dall'uomo gerarchico, che è in gerarchia con gli altri uomini, all'uomo eguale, che vi era stato all'inizio della ricerca della soluzione del problema dell'uguaglianza, io mi metto sopra e ti costringo all'uguaglianza, il che significa che ledo l'uguaglianza perché ledo la tua libertà, a questo punto ha trovato lo sbocco determinante nella pari dignità sociale della persona umana, che pur essendo nel primo comma dell'articolo 30 svolge una funzione di equilibrio tra uguaglianza e libertà. Dopo farò degli esempi concreti che potete capire, perché ci riguardano direttamente voi. Infatti, proprio questa dignità sociale della persona umana, vista in relazione alle altre persone umane che si sviluppano nelle formazioni sociali, che dà risposta concreta al problema del rispetto delle diversità, comportante l'accettazione delle differenze e al problema della distinzione tra uguaglianza delle opportunità,
o dei punti di partenza e uguaglianza dei punti d'arrivo. In soldoni, l'uguaglianza di fatto non significa che siamo tutti uguali, tutti gli uomini sono uguali. Uno ha un suo carattere, una sua genetica, una sua, ognuno è diverso, ma queste differenze riguardano ogni persona umana e vanno rispettate. In nome dell'uguaglianza io non posso toccare queste differenze se non nel momento in cui le differenze siano tali che determinano la lesione dei diritti inviolabili dell'uomo. Rispetto però al problema della diversità, si osserva che l'assoluta salvaguardia in ogni momento della dignità della persona umana costituisce il baluardo a tutela delle differenze che sono a fondamento della nostra cultura e conciliano libertà ed eguaglianza. Quindi, sul facendo pernio sulla dignità, noi ci accorgiamo che le nostre differenze possono conciliarsi con l'uguaglianza e con la libertà e non debbono essere sacrificate a un collettivismo che toglie la persona umana dal centro dell'attenzione. Passiamo adesso al secondo problema, e cioè quello delle pari opportunità. Dice, noi siamo uguali purché abbiamo le pari opportunità. Certo, però bisogna guardare i risultati, perché altrimenti Marchionne della Fiat, per problemi di mercato, mi va a toccare le diversità e determina uguaglianze colpendo la dignità. Ma chi deve, in un sistema di mercato, proteggere questa dignità? E la politica, i dirigenti politici. Non possiamo dire a Marchionne tu non puoi modificare, fare questo o fare quest'altro, ma fare come ha fatto Obama, il quale Obama, in un paese che viene chiamato il regno del mercato e del liberismo, quando c'è stata la crisi, non è che ha detto, mo tutti se ne vanno via e se ne vanno a fare il comodo loro. No, io ti aiuto, ti metto tutti i miliardi a disposizione, però tu mi devi fare così. Questo non significa limitare la libertà d'impresa, articolo 41, significa soltanto fare il proprio, adempiere al proprio compito di salvaguardare l'uguaglianza e la dignità dei lavoratori, anche quelli della FIOM che erano dissidenti, senza addirittura trovare l'espediente per espellerli dalla rappresentanza sindacale che rappresenta un diritto fondamentale inalienabile. Non dobbiamo credere che questi concetti siano concetti che non hanno una pratica attuazione. Io quando vado in giro e sollecito domande, io sfido l'uditorio a pormi domande su problemi e io prendo un articolo della Costituzione e risolvo il problema alla luce della Costituzione. Questo l'ho fatto dopo 50 anni di lavoro fatto sui problemi concreti della gente, stando in trincea, lavorando con la gente, per la gente. E quindi non sfido anche oggi voi, io ho questo problema, naturalmente di carattere generale, il problema della gioventù, il problema... E veniamo alle situazioni di disuguaglianze che oggi esistono nel Paese. E anzitutto la disuguaglianza tra ricchi e poveri è diventata una disuguaglianza intollerabile. Ci sono coloro che si possono permettere tutto, ci sono alcuni che non si possono permettere nulla. L'uguaglianza
deve riguardare l'acquisizione dei diritti necessari ad avere dignità, i cosiddetti beni della vita, intesi beni come beni di una vita degna di essere vissuta in modo da avere prospettive concrete di felicità. Diciamola questa parola che è nella Costituzione americana. Diciamola anche noi, la felicità. Ma abbiamo bisogno dei beni della vita e che questi siano assicurati a ciascuno di voi, ragazzi, perché altrimenti vi troverete in posizione di subordinazione, di avere sempre qualcuno da cui dipendere. Qualcuno da cui dipendere non affettivamente, non perché volete dipendere da lui, ma da cui dipendere per sopravvivere. Salute, cibo, lavoro, autodeterminazione, istruzione, libertà dai bisogni primari, capacità di relazione con gli altri tale da poter secernere i motivi che urgono la vostra condotta, di comprenderne gli effetti nei confronti di se stessi e degli altri, di avere libertà di azione secondo la propria volontà nel rispetto della legalità costituzionale e con responsabilità, ricordando che il diritto diventa dovere quando il suo esercizio comincia a ledere il diritto altrui. Il lavoro, ad esempio, non può subire le esigenze della globalizzazione fino a cancellare la dignità della persona. Ha scritto sul punto Rodotà, molto prima che il problema posto da Marchionne per la Fiat venisse alla luce. Situazione di disuguaglianza. Abbiamo detto ricchi e poveri. Abbiamo detto dei pericoli che ci sono di modificare la Costituzione proprio su questo punto. Abbiamo assistito con entusiasmo a 16 milioni di elettori che nel 2006, nel momento in cui volevano, con la scusa di modificare la seconda parte della Costituzione, volevano modificare i principi e i diritti e i doveri della prima, 16 milioni di persone hanno detto no nel referendum che ha bocciato la prima modifica costituzionale. Ma la situazione economica alla quale mi riferisco, e dovrebbe interessarvi, perché il Censis e l'Ocse hanno accertato l'esistenza di una nazione malata, divisa, dove metà della ricchezza è nelle mani del 10% della popolazione e dove metà della popolazione deve cavarsela col 10% della ricchezza. Il raddoppio dell'inflazione, i redditi troppo disuguali, l'impoverimento dei ceti operai e medi, la disoccupazione, specie quella giovanile, al massimo della sua estensione, sono tutti indicatori certi di una situazione divenuta insostenibile. Il grave è che questo accade in una nazione con ricchezza immobiliare e finanziaria pari a 6 volte il prodotto interno lordo del PIL, ma dove la differenza tra chi ha tanto e chi ha poco è tra le più alte del mondo, ve l'ha ricordato Enzo Fimiani, l'Ocse lo dice. Inoltre non vi è soltanto il divario tra nord e sud, ma nell'ambito delle stesse regioni ci sono queste differenze inammissibili. L'evasione supera 200 miliardi di euro e l'aumento delle aliquote per gli alti redditi non produrrebbe alcun risultato, toccando un numero di persone talmente esiguo da risultare incredibile. Il problema consiste ancora una volta nel fatto che viene violata impunemente la Costituzione della Repubblica. L'articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a sistemi di progressività. Ma se io vado e chiedo che questo articolo venga attuato dal legislatore, perché è un articolo precettivo, come ha detto la Corte Costituzionale,
Ho torto o ho ragione? Lo devo far valere o no? Non è una rivoluzione, è la pretesa che delle norme precettive esistenti in questo paese e che sono norme primarie vengano attuate, nient'altro. È soltanto un sogno? Dipende da voi, ragazzi, dipende da voi. Noi non ce l'abbiamo fatta. E perciò vado in giro a dire queste cose. Non ce l'abbiamo fatta. Passiamo la palla a voi. La differenza è che quando io ero ragazzo non mi insegnavano queste cose. Oggi ve le insegnano. Io vado in giro per le scuole e di fronte vedo degli insegnanti così motivati che si danno da fare e consentitemi di fare un ringraziamento a tutti, come siete voi che capite il significato di questo, capite l'importanza di queste cose. Vogliamo proporre qualche domanda? Che dice? Sentite, a questo punto mi rendo conto che devo cessare, però chi è che ha detto meno male? No, hanno detto aspetta, no. Allora hanno detto no. No, no, meno male, io voglio sentire. Allora, però adesso vi dico quali sono i temi che volevo trattare. I giovani e la scuola, com'è la situazione? Le donne e l'uguaglianza. Articolo 37, comma 1 della Costituzione. Il lavoro e l'eguaglianza. I progetti di riforma della Costituzione in merito all'articolo 41 e in merito alla riforma della magistratura. E su queste domande ho qui le leggi ad personam, il disegno di legge costituzionale sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e aspetto le vostre domande. Però non posso fare a meno di chiudere in questo modo, dicendo non fate come quello di Calamandrei che diceva non me ne importa niente perché il bastimento non è mio, il bastimento è vostro. Questo bastimento va, deve andare verso un futuro migliore, non verso il naufragio. Dipende dalla vostra partecipazione continua alla lotta che dovrete fare per mandare avanti su questi temi che mi sono permesso di illustrarvi malamente. Grazie. Beh, grazie al dottor Di Nicola, alla sua competenza, a questa azione di volontariato che lui fa, di buona volontà proprio per aiutare i ragazzi, ma anche gli adulti, a riflettere su questi temi, e non ce n'è mai abbastanza, non è mai abbastanza. Ora, se qualcuno di voi vuole, appunto, vuole raccogliere questo invito a fare qualche domanda su qualcuno degli aspetti che hanno interessato maggiormente oppure che sono più difficili da comprendere, per esempio sul tema del lavoro ai giovani che è stato accennato anche da Chiara Di Marco, l'uguaglianza, le donne, l'uguaglianza, ecco, sarebbe interessante, io anzi inizio io con la domanda, in maniera particolare sull'aspetto proprio delle, visto che ci sono tante ragazze oggi, ecco, la possibilità di questo paese, del nostro paese, di coniugare proprio il concetto dell'uguaglianza nella diversità di genere, quindi tra uomo e donna, e quale può essere uno spunto proprio per chi tra pochi anni,
avrà nelle mani il cosiddetto potere nei vari punti fondamentali del paese, e quindi la possibilità e la responsabilità di fare delle scelte su cui spesso, come dice lei, insomma, noi non ce l'abbiamo fatta perché non siamo riusciti fino in fondo. Ecco, cosa, su questo tema in particolare, qual è il suo punto di vista? Ma è un punto di vista che parte anche dall'esperienza di un padre di 4 figlie che mi hanno dato parecchie nipotine femmine, e quindi può essere considerato un po' partigiano. No, la verità è che se la Costituzione della Repubblica, l'articolo 3, stabilisce il principio della pari dignità sociale e dell'uguaglianza davanti alla legge, sia dal punto di vista formale di diritto, sia dal punto di vista sostanziale di fatto, di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, tuttavia le donne nella pratica quotidiana, dal punto di vista sociale, si sono sempre trovate in una condizione di disuguaglianza pratica, specie quali donne lavoratrici. Basta pensare al peso che grava tradizionalmente e di fatto sulle donne, anche in paesi evoluti, in tema di maternità, conduzione della famiglia, organizzazione del lavoro, in relazione alla essenziale funzione familiare che spetta la donna in ambito familiare secondo le regole della tradizione, per rendersi conto di una realtà che molti ignorano e purtroppo spesso sottovalutano. Potrei farvi degli esempi, anche con le mie figlie, per dire che non sto dicendo scempiaggini. Dal punto di vista effettivo, la Costituzione della Repubblica, con l'articolo 37,1, si è posto questo tema fin dal 48, ma questi erano dei geni, però venivano da sacrifici immani, era gente che non si era fatti i soldi con la politica, tanto per chiarire. E a questo punto questo 37,1, nel momento in cui pone il tema della donna lavoratrice e dice: ma se la donna lavora qua deve pensare alla famiglia e si trova in difficoltà, dice: la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni. Non è vero attualmente. Le condizioni, queste come se fosse carta straccia la Costituzione, hai capito? Quando tutti i giuristi dicono la carta fondamentale e queste leggi devono rispettare la Costituzione, uno dice che è il regno dei sogni. Devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. Allora, la conseguenza qual è? Che la realtà, le leggi emanate in conformità non ci sono. Ora, le leggi si sono fatte carico di tutto questo, specie in materia di lavoro, ma sono servite soltanto ad alleviare un disagio che solo con una nuova cultura della cittadinanza da parte di tutti, e specialmente da parte dirigente di questo paese, in forza dell'articolo 54, può essere risolto. Quando si dice che la madre e il bambino hanno bisogno di particolare protezione, e poi dalle scuole si tolgono gli asili e non si dà a chi non ha i soldi, che non si possa pagare 1.000 euro al mese la possibilità di portare il bambino, oppure i bambini devono essere dati ai nonni mentre per gli altri per lavorare, oppure addirittura la famiglia deve rinunciare al lavoro della donna e a tutto quello che significa il lavoro della donna, perché ci sono i bambini e perché la famiglia deve andare avanti,
Questo possibile che leggendo questo articolo, quando si fanno i tagli di spesa, non si privilegiano questi momenti, così come per la scuola e per i giovani, quando tolgono le borse di studio e quando danno i soldi contro la Costituzione alla scuola privata? Allora, perché questo avviene? E allora però vi devo fare, io sono un provocatore perché lo sono anche coi miei nipoti. E allora perché quando tutto questo accade non vi indignate? È vero, l'indignazione da sola non serve, però l'indignazione vi mette in moto, vi dà un po' di quella adrenalina che serve per fare qualcosa. E questo qualcosa in che cosa consiste? Ecco, vi do il tema. L'entusiasmo per quello, per la nostra Costituzione. E perché io ritengo che questo entusiasmo voi ne abbiate bisogno? Perché vi trovate in una condizione in cui, se parliamo della scuola, voi addirittura dovete andare all'estero, oppure dovete andare in altre zone, oppure dovete sacrificarvi, non avete prospettive, c'è una disoccupazione giovanile, qui ho tutti i dati, se volete ve ne parlo. E allora dovete non solo indignarvi per l'inadempimento delle norme precettive costituzionali, ma dovete anche entusiasmarvi per quello che questa Costituzione va dicendo, perché solo entusiasmandovi per questa Costituzione potrete fare, potrete non fare quello che dice: a me che me ne importa, l'imbastimento può essere, può naufragare. Vogliamo proporre qualcuno di... Altre domande? Può venire qui? Prego. Se puoi parlare a tutti e due i microfoni. Forse noi come studenti siamo già indignati abbastanza, perché comunque ci sono stati tagliati molti fondi alle scuole pubbliche, solo che noi tutti quanti abbiamo fatto scioperi, abbiamo proclamato scioperi, solo che non ci siamo riusciti a raggiungere uno scopo, colpa nostra perché non abbiamo tutti un ideale comune ed è quello di salvaguardare i nostri diritti, quindi in questo caso è colpa nostra. No, aspetta. Ti rispondo. Sì, grazie. Allora, io ho seguito con molta attenzione i ricercatori, i lavoratori, quelli che sono andati sui terrazzi, quelli che si sono trovati in condizioni, in situazioni veramente difficili. Era gente che aveva preparazione, aveva studiato e si trovava in mezzo a una strada e si trova in mezzo a una strada. E che cosa dobbiamo dire a tale proposito? Perché nulla viene fatto? Perché, malgrado quello che avete, questo che hanno fatto non tutti i giovani, ma quei giovani che hanno manifestato, gli altri non si sono interessati. Dovevate essere tutti, primo. Secondo, entriamo in un argomento che è fondamentale, e cioè la sovranità, l'articolo 1, circa la sovranità che appartiene al popolo. La risposta che viene data dai governanti rispetto a questa loro inattività costituzionale o questa attività di demolizione costituzionale è che noi abbiamo la maggioranza. L'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo, quindi voi dovete tacere. Questo è un argomento incostituzionale, basta leggere la lettera della legge per rendersi conto di questo, specie quando si parla di lavoro. La Repubblica è fondata sul lavoro, primo punto. Che significa?
che la Repubblica deve, come dice l'articolo 4, deve promuovere, tutti devono svolgere il lavoro migliore, quello che in cui possono dare alla collettività questo lavoro. Però, aggiunge, la sovranità appartiene al popolo. Quindi se il popolo, la maggioranza dei cittadini, dice si fa così, tu sta zitto perché sei in minoranza, non puoi parlare. Non è vero, perché la sovranità è vero che appartiene al popolo e che c'è il suffragio universale. E finalmente pure le donne hanno potuto dal 48, dal 46, possono votare, tutte. Che la esercita, però, dice la legge, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi tu puoi fare la legge, ma ti devi attenere alle forme e ai limiti della Costituzione. Cioè vale a dire, se il 99% degli italiani un giorno decide di colpire, di violare un diritto inviolabile del cittadino e di fare contro l'uguaglianza qualche legge, a questo punto, a parte il fatto che fino a quando ci sono gli organi di garanzia, il cittadino va alla magistratura, va alla Corte Costituzionale, ha lo sbocco per far valere i suoi diritti, questo comunque non può essere fatto perché la Costituzione, ecco perché dicevo, questi non si possono modificare la carta d'identità, dice che il diritto di uguaglianza è inviolabile e dice che è dovere inderogabile, che vale per tutti, anche per i pubblici poteri. Quando l'articolo 54 parla di responsabilità, di obbligo e assicurare nel capoverso da parte di chi esplica pubbliche funzioni, si rivolge ai parlamentari, ai governanti, ai magistrati, si rivolge a chiunque, anche a chiunque esplica un pubblico servizio. Tutti i cittadini lo devono fare, ma quelli lo devono fare in modo ancora di più. E allora tu che esplichi un pubblico servizio, la prima cosa che devi fare quando compi un'azione nell'esercizio della tua pubblica funzione è leggere l'articolo 3, è leggere l'articolo 4, è leggere l'articolo 1. Ancora, alcuni hanno detto, dico nome e cognome, un giornalista del Corriere della Sera, fondata sul lavoro. Nel mondo della globalizzazione dovrebbe essere fondato sul mercato. Sul mercato, questo Orsellino, nome e cognome, dovrebbe essere fondato sul mercato. Sul mercato. Ma anche il mercato ha bisogno di regole. Ci abbiamo un abruzzese, che è il nostro De Cecco, che è professore monetarista, un grande economista alla Sapienza di Roma, il quale dice che anche il mercato deve avere le sue regole, perché il mercato senza regole è un, come si chiama il mercato arabo? Un souk, è un souk. E allora questo che significa? Le leggi devono sempre valere, che la legalità deve essere assunta come principio di comportamento. E allora il primo comportamento però non devono essere i giovani. E allora quando vi dicono voi siete minoranza, le vostre proteste non valgono, primo, partecipate alle proteste ricordandovi la non violenza che è alla base della nostra Costituzione. Partecipate alle proteste non violente. Partecipate alle proteste democratiche, partecipate, inducete gli altri a partecipare e a far capire perché vi muovete. Andate a farvi ricevere da coloro che vi ascoltano. Oggi finalmente noi abbiamo avuto i Presidenti della Repubblica che sono i migliori Presidenti del mondo, e meno male, poveretti, ogni giorno stanno a dire ma
questi che vogliono fare e non possono e non hanno potere, perché non possono, appunto loro sono rispettosi dei poteri e delle libertà altrui, come non lo sono gli altri nei vostri confronti. A questo punto, non, se vi dicono, ma noi abbiamo la maggioranza, e allora dite pure ai vostri genitori, oh, votate bene quando voi votate, perché qui la politica va fatta, però va fatta la politica costituzionale, non questa politica che noi conosciamo, non questa politica di gruppi di interessi, non questa politica dove la cultura non è una cultura istituzionale basata su questi valori, ma è basata soltanto su interessi individuali o collettivi o corporativi. Che cosa accade oggi? E questo correte il rischio anche voi ragazzi, che ognuno dice di fronte a un problema, dice la soluzione, dalla soluzione di questo problema cosa viene a me? O cosa viene al mio gruppo? O cosa viene alla mia corporazione? Se la risposta è mi viene qualcosa che interessa a me o la mia corporazione, io mi muovo e mi do da fare. Se la risposta è no, non mi interessa la mia corporazione, non, è un coso che non mi interessa, io mi oppongo perché non riguarda me. Se noi continuiamo a ragionare su una logica anticostituzionale, perché la Costituzione vi posso dimostrare che è contro questa logica, a questo punto noi giungiamo alla conclusione che noi possiamo arrivare a leggi che possono dire c'è un ragazzo il quale soltanto perché ha i capelli neri deve essere privilegiato rispetto a quello biondo, o c'è una ragazza la quale soltanto perché ha i capelli color di un certo colore oppure non li può tingere perché questo va contro la razza. A questo punto io qui vi ho portato in questo lavoro anche le leggi razziali che ci sono state, in cui andando avanti in queste derive ci sono state delle famiglie intere dove c'erano, si sono presentati i padri, i genitori, i quali facevano il medico, il professionista, l'avvocato, i quali ha detto, i magistrati hanno dovuto dire, firmare, che aderivano al fascismo. Chi non aderiva al fascismo se ne doveva andare. Se ne andarono 18 magistrati, soltanto 18. Ma addirittura altrove i professori universitari non andarono via. Però gli ebrei comunque dovevano subire queste conseguenze. Beh, io vi dico, sulla base delle leggi fasciste, alcuni nomi di chi ha subito le conseguenze di queste leggi contro l'uguaglianza. Vale la pena, perché vi dico, vale la pena, e finisco così. E finisco con questi nomi per darvi l'idea di che cosa abbiamo parlato. Abbiamo parlato di libertà e di uguaglianza. Le leggi razziali fasciste del 38 hanno costretto gente del genere, vi dico chi, dovettero emigrare tra gli altri Emilio Segre, Enrico Fermi, Arnaldo Momigliano, Bruno Pontecorvo, Bruno Rossi, Ugo Lombroso, Giorgio Levi, eccetera. Voi forse non conoscete questi nomi, ma sono dei grandi scienziati. Dovettero lasciare la cattedra, che all'estero poi hanno preso il premio Nobel. Dovettero lasciare la cattedra, tra numerosi altri, Tullio Ascarelli, Walter Biggiavi, Marco Fanno, Federico Enriquez, Carlo Foà, Giuseppe Levi, Tullio Levi, Attilio Momigliano, Gino Luzzatto, Donato Ottolenghi, eccetera. Dovette dimettersi dall'Accademia dei Lincei Albert Einstein. Vogliamo arrivare a questo? No, certo. Una domanda, il professor Natale si è prenotato. Una domanda semplice, semplice, dottore. Mio figlio fa la seconda media e in questo periodo sta studiando il grande Ludovico Ariosto.
Il professore di italiano è lì preso dal far imparare a memoria i primi versi in ottave, in decasillabi, eccetera, eccetera. E vedo che mio figlio le fa perché gli tocca. Ma non sarebbe meglio che imparassero più i principi fondamentali della nostra Costituzione piuttosto che imparare a memoria questi versi di Ludovico Ariosto che ormai veramente sono diventati un po' pesanti? Chiarissima. Io vengo da una scuola che non mi insegnava le altre cose, però mi faceva memorizzare il tutto. Ed è la stessa differenza che c'è tra il mezzo e il fine. Allora, è uno strumento quello della memorizzazione che per quanto riguarda i ragazzi può essere utilizzato, purché il ragazzo si renda conto, perché va accompagnato da un insegnamento, che dobbiamo distinguere erudizione e cultura. La erudizione significa quello che noi facciamo attraverso la memorizzazione, la scelta di testi che non dicono nulla per il nostro che, ci dicono soltanto, parlano al nostro cuore, alla nostra e non alla nostra mente, o che non possono concretamente essere utilizzati. L'erudizione. Io posso sapere a memoria tutto Dante Alighieri, però posso non avere una cultura in italiano. La cultura invece è gerarchia di valori. Gerarchia di valori che deve avere, se ha al vertice i valori a cui abbiamo fatto riferimento, uguaglianza, libertà, persona umana, solidarietà, sono valori che esaltano e ci accrescono. Se invece sono valori che negativi, possono portarci a risultati negativi. I valori della dittatura, del nazionalismo, della violenza, eccetera. A questo punto, tra la cultura e l'erudizione, passa il rapporto che esiste tra lo strumento e il fine. Io dico che lo strumento può essere utilizzato ove risponda a certe tecniche che la tecnica dell'insegnamento dice che può aiutare a mettere in moto delle parti cerebrali. Però non è necessaria alcune volte, ma non è assolutamente e mai sufficiente. Ma rischiamo di non conoscere la nostra storia, ma andiamo a sapere il proemio di Ludovico Ariosto. Se quindi in questo caso lo strumento è diventato insufficiente perché non fa cultura, però lo strumento ci vuole. Invece di Ludovico Ariosto facciamo un altro strumento, ma se uno impara solo a memoria questi articoli e non li capisce, noi lo strumento è inutile che lo usiamo. Capiti applicati. Va bene. Abbiamo la conclusione. Allora io direi di avviarci alla conclusione, perché credo che voi siate stati molto attenti e partecipi. C'è qualcuno che voleva fare altre domande? Bene. Anche perché voi dovete tornare a scuola, però se riuscite a un attimo ancora, io vorrei concludere innanzitutto ringraziando ciascuno di voi, uno a ciascuno, e di nuovo i vostri docenti, ringraziando i relatori che hanno dato questo contributo così fattivo, concreto all'argomento. Vorrei ringraziare anche tutti coloro che hanno lavorato, si sono adoperati per rendere possibile questo momento dal punto di vista organizzativo, quindi un ringraziamento particolare ad Antonella Perlino, a Maria Carmela Di Gregorio, a Marina Cappelluti, Manuela Di Primio, sì, vi prego un applauso, a Pamela Marini e ad Andrea Marcantonio per
per aver contribuito all'aspetto organizzativo. È stato un momento nel quale davvero volevamo cogliere l'occasione, lo spunto per dirci qualcosa su un articolo così fondamentale e su questi principi che devono attraversare la nostra consapevolezza di essere partecipi di una collettività, di una comunità, di un paese, di una nazione che fa un percorso e lo vuole fare verso la stessa direzione. Abbiamo nel nostro piccolo, come associazione Articolo 3, ci impegniamo costantemente per poter contribuire a rimuovere quegli ostacoli proprio alla libertà e all'uguaglianza. Non a caso portiamo avanti e abbiamo portato avanti iniziative che riguardano il territorio, hanno riguardato l'autocostruzione per ciò che può essere legato alla possibilità per ciascuno di avere una propria casa, un'iniziativa che ha riguardato l'inquinamento, in particolare la discarica di Bussi, che ci riguarda davvero da vicino. Un'altra iniziativa sul precariato, quindi su tutto ciò che abbiamo sentito oggi ha a che fare con la dignità della persona in relazione al suo lavoro. Abbiamo parlato di argomenti che riguardano la città di Pescara, la regione Abruzzo, che sono i luoghi nei quali noi viviamo e pratichiamo il nostro essere cittadini. Allora, quella di oggi voleva essere un modo per esaltare l'origine di questo principio, di questi valori, che davvero noi ci auguriamo voi possiate avere sempre presenti e avere proprio come elementi fondanti di questa partecipazione al sentirsi cittadini. I principi fondamentali, i primi 12 articoli, li ritrovate naturalmente nella Costituzione che vi abbiamo regalato, e l'augurio è che veramente dalla teoria ciascuno di noi abbia la possibilità, la capacità, la determinazione e si assuma la responsabilità con le proprie capacità e con i propri mezzi di passare appunto dalla teoria alla pratica, da ciò che sarebbe bello fare al fare concretamente, con la consapevolezza che davvero mettendoci del proprio ognuno può fare in modo che un pezzo di questa Costituzione possa veramente diventare l'elemento portante del nostro vivere comune. Per oggi vi ringraziamo, grazie al dottor Di Nicola, grazie a Chiara Di Marco e al dottor Fignani e a tutti voi, e alla prossima occasione. Grazie. Grazie, grazie, grazie. È andata bene. Benissimo, sì, contenta, sì. Lei. Io sono molto contenta.